Diamo tutto in scena, diamo le pronte in sartoria, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto la tua, alzi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non mi va come vi guardo. Non vi guardo. Non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Sono Piero Cannizzaro, mi sono sempre occupato, faccio il regista e ho vissuto varie esperienze di regia in vari ambiti, ma da sempre ho approfondito il tema del documentario. Ho collaborato con le varie reti RAI, che nel tempo sono cambiate. Ho anche realizzato nei primi anni 80 una serie per la radio verso l'isola, ed erano un esperimento un po' sul suono, rumori, ma avevo incontrato anche in questo viaggio, mi ricordo, Leonardo Sciascia, parlando dell'Uomo Solo. Ecco, quindi poi ho collaborato anche con Arte e i miei lavori sono stati, girano festival nazionali, internazionali, e anche molto gli istituti italiani di cultura, Londra, Parigi. E quindi, insomma, il documentario è la mia passione, che è legata un po' all'incontro dell'uomo e al territorio, al paesaggio. Il documentario in qualche modo si può dire che va un po' di moda, secondo me perché riesce a entrare e a raccontare delle storie che non sempre il cinema riesce a fare, sia per quanto riguarda la diversità di storie che proprio nel linguaggio, e perché in qualche modo il documentario è più libero. E in questo senso si parla molto di cinema del reale. Io credo che su questa interpretazione bisogna un po' stare attenti, perché cinema del reale per molti è qualcosa che è legato solo all'impegno. Io ho realizzato, documentari Il lavoro minorile a Napoli, l'ultimo Storie d'Africa, Ossigeno, quindi mi sento molto dentro a questo movimento. Però per me reale è anche la storia di una goccia, della neve che scende, si scioglie, entra in un fiume e va nel mare. Se uno lo sa raccontare, e qui viene il problema del linguaggio di un regista, secondo me anche quella è una storia del reale. Ogni storia, secondo me, deve avere un proprio linguaggio. Io penso, per esempio, al mio lavoro Ossigeno, che è il penultimo lavoro che ha girato in vari festival e soprattutto anche all'estero. Per esempio, è una storia estrema, la storia di un protagonista, Agrippino Costa, che è un ex brigatista che si è salvato con la poesia. Bene. Siccome mi interessava e dovevo entrare in empatia, volevo quasi rubare l'anima a questo personaggio che ha fatto 30 anni, quasi 30 anni nelle prigioni, carceri speciali, volevo raccontare come avveniva la sua trasformazione interiore. Per fare questo dovevo essere molto vicino a lui, dovevo empatizzare quasi come uno psicanalista, quasi come una seduta terapeutica, al punto che quando mi muovevo con la mia telecamera, perché l'avevo in mano, la facevo a mano, se mi spostavo lui mi diceva: ma come, non mi segui? Ecco, questo era proprio il clima che c'era su questo set. Insomma, e oltretutto, per parlare anche di linguaggio che ho adottato, avevo la telecamera obliqua, perché per me era un modo di muovermi. Io che ho sempre amato tutti i mezzi di trasporto per fare le riprese, ricordo tutti i viaggi che ho fatto, i documentari in Lapponia, in Siberia, in Africa e in altri posti, a Ceylon, dove potevo prendevo l'elicottero perché mi piaceva lo spazio, mi piaceva i totali. In questo caso no, in questo caso dovevo proprio stare stretto, perché volevo dargli un volto, volevo far sentire anche il paesaggio del suo volto, era molto espressivo. Ecco, in questo senso voglio dire che ogni documentario deve avere un suo stile. Nei miei sogni sono sempre prigioniero, sono tutte situazioni in cui
è una situazione sempre di prigionia, di carcere, o... e se non è carcere comunque è una situazione in cui sono imprigionato, non posso uscire, sono comunque in una situazione di prigionia continua nel sogno, e oltretutto è anche bianco e nero, che mi dà fastidio perché invidio quelli che sognano a colori, e questo è un problema che mi porto dentro da sempre, cioè quello di non riuscire a liberarmi sia psicologicamente sia energeticamente del passato. Nel tempo ho realizzato poi documentari tipo Il cibo dell'anima, sono andato in alcune comunità spirituali in Italia, tipo l'Islam, gli ebrei, Valdesi, Osho, il monastero di clausura. San Benedetto nella regola è molto saggio, parla proprio in dei capitoli della misura del cibo, della bevanda, del sonno, cioè tutto quello che sono le funzioni principali anche dell'organismo, perché il monaco non deve essere assoggettato al corpo. Ecco perché San Benedetto dice anche di essere sobrio nel cibo, perché questo incide anche sullo spirito, quindi c'è un legame. Che uno sembra apparentemente sembra che non ci sia, invece no, che ad esempio capita che quando sono abbastanza leggera di stomaco, quindi ho mangiato in modo equilibrato, giusto, quindi quando vado a suonare all'armonium, naturalmente quindi il mio spirito è diverso, cioè lo sento molto più leggero e molto più in armonia con quello che suono, quindi anche il suono che mi viene è totalmente diverso, cioè lo sento molto più mio. L'altro documentario è Città Slow, sul movimento delle città slow, dei piccoli comuni legato alla filosofia di Slow Food. Penso a La notte della Taranta e dintorni, il primo documentario che è stato fatto sulla notte della Taranta, questo fenomeno che poi è diventato ormai un'altra cosa e sono contento di averlo fatto ai suoi esordi. Ritorno a Corumuni, un documentario su una festa di un primo maggio, ovviamente dove c'era molta musica, la riappropriazione delle proprie terre da parte del protagonista, e questo nel Salento. Realizzo i miei lavori per imparare, perché se ho un'intuizione, come per esempio il tema della spiritualità, ho trovato la chiave del cibo per parlare di spiritualità, così come per parlare di poesia in una storia estrema ho trovato ossigeno, e poi fortunatamente mi è arrivato così una proposta dall'AICS, dalla Cooperazione Italiana per lo Sviluppo, in collaborazione con l'OIM, di realizzare un film in Africa, cioè di seguire la carovana del cinema Reina. Le migrazioni irregolari esposent les migrants a toutes sortes de tentatives. L'Africa a été toujours un tonneau de modèles, de valeurs. È una carovana che è stata in Africa, ma altre volte è stato in altri continenti per parlare di vari temi importanti, dell'Ebola, l'AIDS, insomma. In quel caso 2 anni fa si doveva parlare di emigrazione. Io ho accettato però una condizione. Cioè che ovviamente il cinema Arena era importante perché mi permetteva di andare in villaggi
dove non sarei mai potuto andare. Ho attraversato la Costa d'Avorio da Abidjan fino al nord, no? Fino a confine con Mali. Ho attraversato tutto il Senegal, ho attraversato la Guinea. Una volta arrivato nei grandi villaggi, mi muovevo e cercavo le persone che avevano gli africani, cioè quelli che noi di solito vediamo sui barconi, tutte le persone, quella massa indistinta di persone ovviamente sofferenti, che però non gli diamo un volto. A me interessava dare un volto a queste persone, farle parlare, fare capire anche le loro storie, le loro intimità. Ho incontrato storie incredibili di violenza, come una delle protagoniste della Guinea, che tra l'altro chiude il film, che racconta come era stata violentata ed era stata entrata in una casa dove doveva prostituirsi. Quand vous êtes dans la maison de prostitution, chaque nuit, vous êtes obligé, vous êtes violé par 5 à 6 hommes. 4, 5, 6 personnes chaque nuit. Et tu es obligé de le faire puisque c'est de l'argent qu'on vous paye. Così come ho incontrato invece un'altra persona, mi ricordo in Costa d'Avorio, dove era stato in queste prigioni della Libia, gli avevano portato davanti a sé sua moglie e il figlio, avevano violentato più volte la moglie. Penso anche a una compagnia teatrale in Guinea che ha elaborato e messo in scena le violenze subite nei campi di prigionia in Libia. Come ha sottolineato Harry De Luca, queste persone che hanno tentato l'aventure, come si dice da quelle parti, esprimono il coraggio, una voglia di ricominciare una nuova vita, piuttosto che disperazione. E questo sentimento mi interessava filmare, cogliere. Per tornare anche al linguaggio, che secondo me ogni regista dovrebbe avere, dovrebbe porsi il problema, era come affrontarlo. E qui mi sono un po' legato per esempio a Ossigeno, cioè i piani sono molto stretti, molto, molto sulle facce, e scopriamo che sono persone come noi, che soffrono come noi, che ridono come noi. E quello mi interessava molto ovviamente anche in questo caso, però poi c'era molto paesaggio. Secondo me, dei viatici che per me sono importanti, come ho detto per esempio prima, anche il cibo è un buon viatico per leggere la realtà, le differenze di alimentazione che ci sono tra i vari popoli. In questo caso a me è sempre interessata la musica, così come mi ero occupato della musica salentina, ma anche la musica occitana, quando ho realizzato un viaggio tra il Salento, la Sardegna e il Piemonte, un viaggio musicale. Ecco, la musica è importante e non poteva non essere così anche in Africa, dove ogni villaggio dove andavo, dove filmavo queste persone, mi facevo indicare qualche musicista. Poteva essere musica improvvisata, la musica di un matrimonio. Sono qui con questo video insieme ad altri amici, colleghi, perché purtroppo i nostri lavori non possono girare a causa di questo coronavirus. E il film, questo Storie d'Africa, è già stato fortunatamente poco prima che chiudessero le sale a Parigi e a Roma, e doveva continuare il suo viaggio, così come dovevano continuare i propri viaggi molti altri film. Di tutto il mondo, dagli italiani, europei, francesi, americani, perché il problema, come sappiamo, è di tutti. Io mi auguro che presto si risolva questo problema e presto possiamo ritrovarci per proiettare i nostri film nelle sale o anche negli istituti di cultura, nei luoghi di aggregazione, insomma, dove condividere le emozioni che può trasmettere un film o un film documentario. Un saluto a tutti e spero a presto. Ciao!